Amici di Mondo Futsal, amici appassionati del calcio a 5, ultimo appuntamento stagionale in casa per la Coccinella presso l'omonimo centro sportivo, appuntamento che va a chiudere appunto la fila delle partite casalinghe per la squadra allenata da Mauro Fontemaggi, che può finalmente festeggiare la vittoria in campionato. In questo istante c'è l'ingresso in campo delle due formazioni con i colori sui palloncini verdi e azzurri della Coccinella, colori sociali, il capitano Mastro Francesco numero 7. Ma andiamo con la lettura della formazione che sarà a disposizione del tecnico Mauro Fontemaggi, con il numero 1 Iavarone, numero 2 Signore, 3 Aiello, 4 Mantesi, 5 Coletta, 6 Perna, 7 Mastro Francesco, 8 Lancia, 9 De Patta, 10 Di Lorenzo, 13 Napoletano, 14 Maglione, 15 Coppola. L'ingresso in campo salutato anche da un caloroso applauso, e poi vengono liberati i palloncini dai baby delle scuole calcio. In questi istanti il match, attendiamo soltanto il fischio dell'arbitro che arriva proprio in questo istante. Si inizia a giocare. Palla lunga, finisce in fallo laterale, non riesce a trattenerlo in campo. Poi la palla in mezzo e c'è il fallo fischiato senza che si oppone. Alza la mano Litta, parte la rincorsa, il tiro e c'è il gol del vantaggio di Litta. Ballerano in gol al centro, poi prova a mandare il pallone in avanti, tocca con le ginocchia il portiere ospite, poi Di Lorenzo velocemente prova la battuta a rete, poi all'indietro Aiello prova l'incursione e con il pugno da dove difende il pallone, poi tocca Mastro Francesco, allontana, poi c'è Di Lorenzo, la possibilità, riprende il pallone, nulla di fatto. Si spingono avanti quanto più possibile, ancora Di Lorenzo, Mastro Francesco, Di Lorenzo prova la puntata e c'è il gol del pareggio con Chiara Di Lorenzo, una fiondata ancora a pavone il Vallerano per proprio Di Lorenzo, recupera un importante pallone, se ne va poi a sinistra, prova sufficientemente a rimettere il pallone, poi lo va a riprendere il pallone di tacco, prova il tocco prezioso con Perna, stavolta va a sinistra, prova l'imbucata al centro, adesso Celeste perde il pallone, Aiello al centro, un missile in rete, e così Giulia Aiello si presenta anche in questa partita. Galgani, palla che arriva dalle parti di Maglione, Di Lorenzo se ne va, strattona tranquillamente senza fallo, avanza da sola, poi Di Lorenzo recupera il pallone, se lo fa soffiare, nuovo momento da Pavone, poi lo scambio con Celeste, Pavone il tiro e c'è Maglione, Pavone prova dalla distanza, Maglione sicura e poi lancio lunga verso Aiello che colpisce la traversa sulla sua conclusione. Aiello, Di Lorenzo, Perna, il tiro ribattuto, adesso la pressione, Mastro Francesco, Di Lorenzo per Aiello, è il terzo gol della Coccinella con Giulia Aiello. Il Vallerano che tenta con Litta di andare a sfondare, palla recuperata da Di Lorenzo, se ne va anche a Pavone, la palla messa in mezzo, non c'è la chiusura da parte di Aiello, all'indietro pensa di andare verso Celeste, poi svirgola la palla che arriva a Litta che spreca ingenuamente, palla all'indietro Pavone, Litta carica il tiro e non trattiene Maglione dalla distanza, va a sorprenderla questa volta in azione il Vallerano con Litta che scodella in mezzo dove c'è Di Lorenzo, se ne va verso sinistra, va tutto da sola, gonfia la rete per la quarta volta alla resa
con il retropassaggio l'avversaria. Aiello soffia a Galgani il pallone, poi va a colpire e punire Baglione cercando di prendere il pallone. Adesso rilancio lungo verso Di Lorenzo. Aiello, palla alzata, poi Marotta, l'autorete di Marotta. Ancora Giulia Aiello, ancora Giulia Aiello, palo gol. C'è Di Lorenzo, possente, strappa il pallone, lo recupera Marotta, poi se ne va verso la porta, lo scambio, Marotta deposita in rete Mastro Francesco. De Patta, il tiro in rete di Big De Patta, 8-4 per la Coccinella. Adesso c'è il fischio, parte anche Litta. Palla che viene toccata da Aiello. Adesso pericolo, pressa Mantese, De Annutis, e arriva qui il triplice fischio finale. La Coccinella batte 8-4 il Valleraro.